Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. Parliamo di calcio. Siamo in collegamento con mister Alessio Soncin, allenatore dell'ACI di Jesolo. Innanzitutto, mister, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito. Allora, mister, uno Jesolo sicuramente da record, lo dicono i numeri perché siete reduci da 10 vittorie consecutive, 18 risultati utili consecutivi, che dire? Ma sicuramente stiamo facendo un buon campionato, però non è stato ancora deciso nulla, quindi la strada da fare è ancora molto lunga, siamo in linea con i nostri obiettivi, però bisognerà aspettare la fine del campionato per vedere se questo obiettivo lo avremo raggiunto. Obiettivo che per scaramanzia ovviamente non si può nominare. Beh, certamente. Ecco. No, dai, noi siamo partiti con l'obiettivo di fare un campionato di vertice, al momento lo stiamo facendo, siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, però non ci si può accontentare e bisogna continuare ancora a lavorare e a cercare di far sempre meglio. Questo indubbiamente, anche perché, come direbbe qualcuno, finché non sventola la bandiera a scacchi, i giochi non sono ancora finiti. Esatto, è la stessa cosa che dico anche ai miei ragazzi, che finché il campionato non sarà finito, non si potrà sapere quale sarà la conclusione, quindi bisogna pensare partita per partita, una alla volta, e poi alla fine vedremo dove saremo arrivati. Viene spontaneo chiedersi qual è, se c'è, il segreto di questo Jesolo. È dato da qualche giocatore in particolare, dall'amalgama che si è creato nel gruppo, dall'ambiente, da che cosa insomma? Ma è uno sport di squadra e quindi ridurre i meriti a un singolo giocatore sarebbe ingiusto e anche non veritiero. Il segreto è che, questo lo dico sempre anche ai ragazzi, ho una squadra di 24 giocatori, tutti bravi, tutti che potrebbero giocare sempre titolari e tutti quanti che si mettono sempre a disposizione per quello che gli viene proposto. E diciamo che e tutti quanti si fanno sempre trovare pronti, quindi diciamo che un po' è questa la nostra forza. Personalmente, mister, qual è il suo modo di intendere il calcio? Quali sono i suoi moduli preferiti, in buona sostanza, se lei è uno che crede ai moduli, insomma? Ma io ho un'idea che i moduli sono dei numeri che sono importanti, sono giusti, però dipende sempre da cosa si ha, da chi si ha a disposizione, quindi in base ai giocatori, alle loro caratteristiche, si cerca di scegliere il modulo a cui si adattano meglio, insomma. Guardando alla classifica, al campionato, d'accordo, come ha detto lei giustamente, non è ancora finita, però sicuramente la graduatoria si è un po' delineata. Ecco, secondo lei, rispetto alle aspettative di inizio stagione, ci sono state delle conferme, delle sorprese? Come si può definire questo girone in cui siete inseriti? Innanzitutto questo è stato un girone nuovo perché quest'anno è stato un po' cambiato geograficamente perché sono state inserite molte squadre veneziane della zona di Mestre. È un campionato duro, equilibrato, perché ogni domenica c'è da lottare, c'è da soffrire. Pian piano si stanno delineando le posizioni in classifica, anche perché siamo nella seconda parte del campionato dove si entra veramente nel vivo. E quindi diciamo che più o meno siamo in linea con le aspettative, insomma. Quali sono, diciamo, le squadre che, vista la vostra posizione in classifica, sono le più papabili per fare il salto, diciamo così? Ma ad oggi sembra che sia uno scontro tra noi e Sanstino, che in questo momento è secondo in classifica. Però ci sono ancora tante partite, ci sono tante squadre che nella sessione di mercato si sono rinforzate, quindi ci può essere anche un rientro da parte di quelli che al momento sono in terza, quarta, quinta posizione. Quindi
Bisognerà aspettare ancora un po' di partite per vedere un po' come si delinea la classifica. A proposito di San Stino, proprio questa domenica, fischio d'inizio alle 14:30, lo ricordiamo, allo Stadio Pichi ci sarà lo scontro al vertice, il big match tra voi, appunto, e il San Stino. Ecco, come si prefigura questo incontro? E le chiedo anche se potrebbe dire già qualcosa su come finirà il campionato, insomma, se potrebbe essere una partita spartiacque. Ma sicuramente è una partita importante, bella. Speriamo venga anche un bel pubblico numeroso. Sarà una partita bella tosta tra due squadre che se la giocheranno, che lotteranno su tutti i palloni perché si giocano tanto. È uno scontro tra prima e seconda in classifica. Quindi sarà una partita tutta da vivere e da giocare. Che tutte e due le squadre prepareranno bene e vediamo domenica sera come sarà andata. Certo, intanto per aver parlato un po' della situazione dello Jesolo e anche dei prossimi impegni, ringraziamo di cuore Alessio Soncin, mister Alessio Soncin, allenatore appunto dello Jesolo, per essere stato con noi. Grazie a voi e buona serata a tutti.